Buongiorno a tutti, mi chiamo Manuele Emiliani, nel dojo sono Eco e sono qui per presentarvi Zanshin Tech. Probabilmente molti di voi conoscono già Zanshin Tech perché io stesso l'ho conosciuta ad ESC 5 anni fa e da allora ho seguito un percorso per diventare maestro di questa nuova disciplina riconosciuta come nuova arte marziale. La spiegazione della disciplina è contenuta nel nome stesso, Zan Shin Tech, perché la disciplina unisce le arti marziali tradizionali, quindi Zan Shin è la condizione del maestro di arti marziali, della quiete, della conoscenza e della consapevolezza del qui e ora, e del Tech, la tecnologia. È nata appunto 5 anni fa a Genova, oggi Genova conta 3 scuole di Zan Shin Tech, Pavia, e poi via via si è diffusa principalmente nel nord Italia con Milano, Roma, Verona, dojo da cui provengo, e da quest'anno anche Modena, ma si sono formati numerosi nuovi sensei, per cui sicuramente si espanderà a livello capillare un po' per il nord Italia. Io appunto provengo dal dojo di Verona, per cui Zan Shin Tech Verona, siamo 2 sensei abilitati, Eco e Robby, ma ci stiamo, non fatevi ingannare dall'altezza dell'attuale sensei, ma stiamo crescendo, per cui abbiamo 2 nuove ragazze che si sono abilitate per l'insegnamento della disciplina e quindi espanderemo a nostra volta il dojo anche su Verona. Ma che cosa facciamo? Se l'arte marziale tradizionale si occupa del conflitto fisico, lo Zan Shin Tech si occupa del conflitto digitale. Parlando di digitale, è impossibile non parlare di internet, per cui si chiede ai ragazzi e anche agli adulti che cos'è internet e si invita a ragionare su come si è formato, su che cos'è e sulla sua evoluzione, e quindi per capire che ovviamente è una rete di connessione dove ognuno è connesso all'altro, quindi sia socialmente sia attraverso qualsiasi tipo di dispositivo, e molto spesso si finisce la cronaca per dispositivi che dialogano e l'utente medio non si rende conto di che cosa sta succedendo. È una disciplina in continua evoluzione che si basa sullo studio degli attacchi informatici e quindi delle aggressioni digitali e quindi di conseguenza il fatto di poterne uscire. Per far cosa? Per acquisire consapevolezza sul fatto che se l'impronta digitale nel mondo fisico è ormai una cosa nota e risaputa, bisogna rendersi conto che abbiamo un'impronta digitale, ovviamente, che cominciamo noi stessi a formare nel mondo digitale. E ragazzi che hanno come regalo già a 10 anni, 11 anni o ancora prima un qualsiasi tipo di device, non si rendono conto che cominciano loro stessi a decidere la loro impronta digitale. E se i film dei nostri tempi hanno introdotto questa strada, per cui il mondo a cui era offerto Neo, che già introduceva il fatto che si entrava in un mondo, ma se si moriva nel mondo digitale equivaleva a morire nel mondo fisico, veniamo da una tradizione precedente in cui film futuribili parlavano di macchine in grado di parlare, in grado di raggiungere chiunque, ma allora la generazione non era pronta e diceva: non credere a tutto quello che ti viene mostrato, tutte queste cose non esistono, non appartengono al tuo mondo. E si è formata nell'educazione dei giovani una sorta di divario, di separazione completa tra quello che veniva a loro detto e quello che vivevano. Per questa ragione una delle missioni di Zan Shin Tech è quella di abolire, di fare in modo che le parole vengano usate con consapevolezza, motivo per cui quel telefono, quel device che si collega ad una rete non si collega ad un mondo virtuale, come viene erroneamente spesso detto. Il virtuale è qualcosa che non esiste, per cui aboliamo già subito questa parola nel cominciare a differenziare il mondo fisico dal mondo digitale. E
e far capire che se avviene un'aggressione nel mondo fisico, è nel mondo fisico che deve essere affrontata, se l'aggressione avviene nel mondo digitale, è nel mondo digitale che deve essere affrontata. Questo non significa demonizzare la tecnologia, anzi è una consapevolezza tecnologica nel sapere qual è lo strumento che sto usando, per cui noi non demonizziamo la tecnologia, anzi la promuoviamo con consapevolezza. E questo, il confronto che si fa con gli adulti, qualora ci fossero adulti nel dojo, è quello di un telefono in cui magari ci si incontrava al tempo dei nostri nonni tutta la giornata, e il confronto era, dopo si tornava a casa e si aveva di nuovo la voglia di comunicare, e creavamo allarmismo con i nostri nonni che ci dicevano: ma cosa stai facendo? Ti sei visto tutto il giorno? Hai ancora bisogno di comunicare? Sì, perché l'uomo è un animale sociale, ha bisogno di comunicare, e più dispositivi gli diamo per farlo, più li utilizzerà e sarà contento. E i ragazzi vivono in questo mondo, in un mondo interconnesso, con difficoltà sia nel mondo fisico sia nel mondo digitale, e molto spesso passa la cronaca perché si viene a parlare di cyberbullismo, che da una parte il bullismo c'era fin dai nostri tempi, chi non ha avuto a scuola o nel villaggio in cui abitava, nella casa in cui abitava, il bullo della situazione, ma oggi c'è il cyberbullismo. Ecco, cosa ha fatto lo Zanshin Tech? A tutti questi tipi di aggressioni le ha catalogate, ha dato un nome, perché come avviene nelle arti marziali tradizionali, se io vedo arrivare un attacco, riconosco l'attacco, so uscire da quell'attacco, perché per ogni attacco esiste una difesa. Quindi quello che ha fatto Zanshin Tech è aver catalogato i principali attacchi digitali, avergli dato un nome, e già questo toglie la paura, perché non è più una cosa che non conosco, è una cosa che io riesco ad associare, e se la associo riesco ad avere una difesa possibile. Per cui in questo caso il cyberbullismo per noi è questo segnale, gli attacchi sono quei segnali rossi per noi, è un attacco CRS, dove CRS sta per continuato, ripetuto e sistematico. E perché? Continuato perché avviene più volte al giorno, sistematico perché state pur certi che prima o poi arriverà un nuovo attacco, sistematico perché va a colpire esattamente laddove sa di fare più male. Ma a differenza del bullismo tradizionale, che è fisico e avviene nel mondo fisico e prevede il contatto diretto con quella persona, il digitale si protrae nel tempo, non ha, ovviamente, ma non per questo fa meno male. E cosa insegniamo ai ragazzi? A riconoscerlo e a utilizzare delle tecniche di difesa, tecniche di difesa che sono in verde, con delle tecniche da utilizzare che insegniamo loro, e li istruiamo a capire che è sempre possibile fermare un'aggressione. Ovviamente se è un attacco di tipo CRS, continuato, ripetuto, sistematico, sarà molto più difficile da una finta richiesta di amicizia, che potrà essere bloccata molto più facilmente, ma è sempre possibile fermare un'aggressione digitale, per far sì che non si usi più la parola sbagliata vittima. Molto spesso sentiamo in televisione oppure alla cronaca: quella ragazza è vittima di cyberbullismo, nella scuola sempre più vittime di cyberbullismo. No, la parola vittima non esiste per noi, perché la parola vittima la siamo abituati a leggerla nei libri di storia in cui si contano le vittime, ma la vittima è una persona che si è arresa, è una persona che è morta, è una persona che è deceduta. Per noi sono bersagli. E finché sei un bersaglio, hai sempre la possibilità di uscire da quel tipo di aggressione. E quindi, ecco perché subentra lo Zanshin, ecco perché subentrano le arti marziali. Educhiamo un po' come le arti marziali alla ripetizione delle tecniche, alle ripetizioni dei gesti, per far sì che il tutto avvenga, la difesa avvenga in maniera istintiva, incondizionata. Non ci si deve pensare, ma è un modus operandi. E per questo prendiamo spunto dai maestri di arti marziali, come il fondatore dell'Aikido, oppure come il fondatore del karate, oppure come il fondatore del judo. Ecco, questi maestri fondatori delle discipline delle arti marziali tradizionali li portiamo come esempi ai ragazzi. Quando proiettiamo queste slide nel dojo, i ragazzi dicono: ok, abbiamo capito tutto, bisogna essere vecchi e con la barba per essere dei maestri di arti marziali. No, è essere consapevoli di quello che si sta facendo. E come esempio portiamo
La dimostrazione che ha fatto il fondatore del judo, chiamato in Francia a dare dimostrazione della disciplina sfidando il campione mondiale, un aitante giovane che, come vedete, è all'attacco, è stato completamente reso offensivo. Ma quello che facciamo notare è che questa disciplina non è aggressiva, non è di odio, di violenza. Facciamo notare come nel volto del maestro ci sia la pace, la tranquillità, la consapevolezza, perché ha visto arrivare l'attacco, ha riconosciuto quell'attacco, magari gli ha dato anche un nome, ma soprattutto, avendolo riconosciuto, sa come uscire da quel tipo di aggressione. E l'avversario, una volta che è fermo, facciamo notare come non sia un fotomontaggio, ma qui abbiamo la torsione del piede che evidenzia che la persona si sta tentando di liberare dal maestro. E il volto del maestro, non c'è odio, non c'è cattiveria, ma c'è solo la voglia di uscire da quell'aggressione. E poi, per esaltare ancora di più l'ultima immagine, per farvi capire lo Zanshin, l'ultima immagine è rappresentativa di questa calma, questa quiete, questa tranquillità nel vivere un'aggressione con lo Zanshin, cioè consapevolezza del qui e ora. E quindi non è un sistema di combattimento lo Zanshin Tech, ma è un percorso. È un percorso che si snoda lungo il tempo. Il nostro obiettivo non è, è quello di, come la tecnologia si evolve, per cui noi stessi ci evolviamo. E gli incontri sono a cadenza settimanale, durano circa un'ora e mezza, con un numero massimo di 15 persone divise per fascia d'età. Il gruppo ragazzi dagli 11 ai 18 anni e poi dai 18 anni in su. Qualsiasi dojo d'Italia ha i due percorsi, ha il percorso ragazzi, quindi coloro che stanno formando la loro impronta digitale, e adulti che magari hanno già formato la loro impronta digitale. Chi pratica Zanshin Tech viene definito guerriero digitale e quindi il suo livello è espresso secondo dei bracciali. Questo l'abbiamo mutuato un po' dalle arti marziali tradizionali, per cui non potendo avere le cinture, perché più delle volte siamo dietro una scrivania e quindi non si mostrerebbe, utilizziamo il bracciale. Dalle arti marziali tradizionali dobbiamo avere un bianco, che è un livello di partenza iniziale, e un nero, che è il livello finale. Ma tutti gli altri livelli non sono casuali. Questi bracciali sono presi dal cavo di connessione con la rete, per cui con il cavo Ethernet, e quindi la suddivisione dei colori è quello del cavo Ethernet tradizionale. Cosa si fa nel dojo? Si inizia e si finisce con un saluto delle arti marziali tradizionali, perché in simbolo di rispetto e di ingresso in un nuovo ambiente. Si parte allestendo il dojo. Il dojo è una stanza vuota che viene allestita. Vengono montati i computer. Molto spesso i ragazzi non sanno. Noi facciamo trovare dei computer, dei Raspberry o dei computer da assemblare. Equivale un po' a nelle arti marziali tradizionali quando si indossa il kimono, cioè si toglie, si abbandona le vesti che hai usato fino a qualche minuto prima e, entrando nel dojo, ti predisponi a una nuova via, un nuovo percorso. Per cui allestiamo il dojo, montiamo le postazioni e poi ripetiamo le cinque regole fondamentali, che sono quelle che vedete qui nel banner. Prima regola, non attaccare. Nel dojo insegniamo ovviamente delle tecniche che servono sia di difesa, ma potenzialmente possono servire anche per attaccare. E il nostro obiettivo non è creare dei criminali informatici, il nostro obiettivo è renderli in grado di difendersi da attacchi informatici. Per cui prima regola è non attaccare. Tutto quello che imparerai nel dojo non dovrà mai servirti per ledere nessun altro. Rispetto. Rispetto per se stessi, rispetto per il maestro che ti sta insegnando, rispetto per il gruppo e, cosa più difficile, rispetto anche per chi ti sta aggredendo. Molto spesso il bullo è una persona che ha forse più problemi di quelli che tu stai vivendo in quel momento, per cui l'aggressore ha bisogno del tuo rispetto. Devi mostrargli la via di uscita, devi dargli la possibilità di uscire onorevolmente dall'aggressione, consapevole che ha trovato una persona in grado di superare i suoi attacchi.
Ciò che si dice nel dojo resta nel dojo. Questo serve per far sì che i ragazzi si sentano liberi di raccontare magari un attacco in cui, che stanno vivendo, in un ambiente che sia in grado di capirlo e non giudicarlo e aiutarlo nella difesa. Perché dal bracciale bianco-arancione in poi insegniamo ai ragazzi non solo a difendere se stessi, che l'abbiamo fatto nel percorso precedente, ma a difendere gli altri, a riconoscere negli altri le aggressioni. Almeno 2 maestri e 3 allievi. Questo ovviamente ha più significati, il fatto di non rimanere da soli con un minorenne, ma la nostra idea è quella di creare un gruppo, per cui diciamo che il minimo di un gruppo per poter lavorare insieme è 3 allievi e 2 maestri. E si lascia il dojo come lo si è trovato. Se avete montato le postazioni e le rismontiamo, questo insegna una sorta di rispetto per l'ambiente in cui si è. Le lezioni possono essere lezioni prettamente tecniche. Vi faccio un esempio: arriva la richiesta di amicizia ad uno di loro o a chiunque su qualsiasi social network. Ecco, per noi quello è un segnale di falsa identità. Sei realmente sicuro che quella persona che ti sta contattando la conosce o che sia veramente chi dice di essere? Per cui questo è un segnale di falsa identità. Insegniamo loro delle tecniche, ad esempio per tracciare una fotografia o per tracciare un numero di telefono, per capire se realmente chi dice di essere è, quindi consapevolezza dubbio. Quindi individuare eventuali attacchi ed eventuali contromosse. Se ho una richiesta d'amicizia e loro sono stati abituati a immediatamente come riflesso a capire che è una falsa identità, riesco a tracciare la foto o a tracciare il numero di telefono e quindi ho riconosciuto l'attacco, ho utilizzato una contromossa e posso uscirne semplicemente, ad esempio, noi lo chiamiamo azzeramento, cioè significa bloccare completamente le conversazioni. Analisi dei casi. Abbiamo studiato centinaia di casi. L'Italia ora, ma in America i casi di cyberbullismo sono nati molto prima che da noi, per cui abbiamo studiato centinaia di casi e abbiamo catalogato tutti i tipi di aggressioni, perché sostanzialmente lo schema di attacco digitale è il medesimo, per cui questo ci permette, una volta riconosciuto, di fermarlo il prima possibile. Osservare negli altri, per cui vedere, riconoscere se qualcun altro, un nostro coetaneo o più grande di noi, sta subendo un attacco digitale. Questo è il Dojo di Verona. Se ho ancora 3 minuti, li ho? No? Sì, ho ancora 3 minuti. Vi mostro un video dello stato dell'arte di Zanshin Tech, è pubblicato comunque su YouTube, è del 2018, dove vi facciamo vedere dei ragazzi del dojo che fanno OSINT, Open Source Intelligence, proprio per mettere in pratica la difesa di questi attacchi. Scusate. Giusto? L'audio. No, non è questo l'audio, però. Ok. Sostanzialmente, c'è scritto, la musica è in qualche modo più accattivante, più coinvolgente. Ai ragazzi di diversi bracciali, sono divisi in gruppi, viene dato un file audio di una possibile aggressione e viene chiesto ai ragazzi nel minor tempo possibile di identificare di chi è quella voce e il numero di telefono a cui è associato di chi è. Per cui vedete, questo è il timer, quello che sta usando è Maltego per tenere traccia di quello che stanno facendo e vedrete con il passare del tempo le informazioni che hanno, quindi sono un campione vocale e il numero di telefono. Il numero di telefono non è di un privato, ma i ragazzi ovviamente non lo sanno e quindi questo che vedete è in tempo reale, cercheranno di capire l'identità della persona tenendo traccia di quello che stanno facendo.
Ok, hanno trovato nome, cognome e quindi completamente l'anagrafica della persona che li sta attaccando. Il soggetto non sapeva di avere la carta d'identità. I ragazzi l'hanno trovata e in meno di 10 minuti. Ecco, io vi ringrazio, per tutto il giorno saremo qui io e Roberta. Se avete qualsiasi domanda o dubbio o perplessità, ci vedete girare la maglietta, anche se suderemo cercheremo di non toglierla per essere identificabili. Buona giornata a tutti e grazie.